Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati presso Sono Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Innanzitutto grazie per l'interesse riguardante il video sul mastering per YouTube, da cui sono scaturite diverse domande, una delle quali faceva riferimento proprio alle informazioni contenute alla fine del video riguardante appunto il taglio in frequenza che YouTube applica ai file caricati. Andiamo a vedere quindi come replicare l'esperimento e vedere cosa effettivamente fa YouTube al nostro file audio una volta che è stato caricato e viene trasmesso appunto dalla piattaforma. Per verificare che tutte le frequenze vengano trasposte in maniera corretta, ho pensato di utilizzare un tone generator. In questo caso in Studio One ho aperto una nuova traccia audio, ho inserito il tone generator di Studio One e ho utilizzato appunto lo Spectrum Analyzer per monitorare quello che accade. Quindi lo restringiamo un pochino, lo metto qui in alto. Come vedremo, ho scelto il wobble, quindi il sistema che fa sentire tutte le frequenze da 20 Hz, da 1 Hz in questo caso, fino a 22 kHz, quindi l'ho settato in questo modo. Quindi partiamo da 1 Hz e arriviamo a 22.000 e normalmente viene posto su un range di 2 secondi, quindi questo è quello che accade normalmente, ascoltiamolo. Ed è quello che spesso sentiamo quando poi facciamo i test delle casse e è anche lo stesso sistema che utilizza sia Genelec sia Sonarworks per poter fare uno sweeping delle frequenze e poi poter tarare i nostri impianti. In questo caso noi lo allunghiamo, lo portiamo fino a 60 secondi, quindi che dura un minuto intero, e oltre che mandarlo in play lo registriamo. Per fare questo apriamo una seconda traccia audio. Controlliamo appunto che l'uscita sia 0 dB, ricordiamoci di selezionare Wobble e Long Sweep e poi carichiamo una seconda traccia che chiameremo Test Sweep Record. Aperta la seconda traccia andremo ora a selezionare come ingresso l'uscita della traccia Test Tone. Eccola qui, mono, ricordiamoci di metterlo in mono. Accendiamo il record, accendiamo il monitor e andiamo in Rec. Ora avviamo il nostro tone generator. Il nostro Spectrum Analyzer ci farà vedere lo sweep delle frequenze che stanno passando. Ovviamente stiamo a 0 dB. Facciamolo più volte. Così da poter avere diverse sweep. Ne facciamo uno anche a meno 6. Quindi impostiamo sempre tutto in maniera ad avere anche un riferimento leggermente più basso. Dopodiché esporteremo il nostro file audio appena registrato e lo caricheremo direttamente sul mio canale. Dopodiché da lì andrò in play e registrerò, come abbiamo fatto anche per i video sul mastering di YouTube, quello che effettivamente viene streamato. E poi lo ricaricheremo all'interno della stessa song di Studio One e vedremo quali frequenze e come viene trasmesso il nostro file attraverso YouTube. Facciamo un piccolo edit, togliamo la sporcizia, selezioniamo il loop, facciamo loop selection, portiamo il nostro
master a 0. Facciamo direttamente un export stem soltanto del nostro sweep rack between loop preserve monotrack 2444. Quindi come poi effettivamente caricheremo il nostro file su YouTube. Lo chiamiamo test YouTube. Per poterlo caricare su YouTube dobbiamo per forza inserirlo all'interno di un video. Quindi adesso preparerò un video vuoto con Camtasia e caricherò, come vedremo adesso, il mio video su YouTube. Ecco, ho creato un progetto nuovo di Camtasia. Facciamo attenzione che non vi sia l'auto normalize loudness o altri tipi di feature nel nostro progetto video mentre lo esportiamo, e andiamo su export local file, lo chiamerò appunto master YouTube. Lo trasporto in MP4, controlliamo sempre anche nelle preferenze di esportazione che non vi siano delle modifiche al nostro file audio, quindi direttamente da qua. Il data rate dell'audio lo portiamo sempre al massimo e esportiamo il nostro progetto. Consideriamo adesso che io sto esportando l'audio a 320, ma normalmente chi esporta i video per poi caricarli su YouTube li mantiene a 128. Normalmente, quindi con una qualità più bassa. Adesso stiamo proprio esportando al massimo di quello che è possibile fare verso YouTube. Appena terminato andrò sul mio account YouTube, eccolo qua, e caricherò il file con carica video. Ovviamente lo metterò in modalità personale, quindi non sarà possibile visualizzarlo. Eccolo qui, master YouTube, lo carichiamo direttamente. Allora, con il mio solito sistema, quindi utilizzando il Audio Hijack Pro, che appunto ha registrato in AIFF il nostro file audio direttamente streamato da YouTube, come abbiamo fatto anche nell'esercizio precedente riguardante il mastering per YouTube, ho quindi importato il file all'interno di Studio One nella stessa sessione riguardante appunto il nostro test. Come vediamo, il file streamato è portato ovviamente a meno 15 LUFS, quindi chiaramente viene normalizzato, come vediamo. Ma se lo ingrandiamo, portiamolo anche su per vedere meglio la nostra onda, andiamo nella sezione riguardante proprio tutta la trasformazione, quindi cerchiamo di sincronizzarla al meglio. Vediamo subito che le frequenze bassissime vengono tagliate, quindi c'è un roll off sui bassi, quelle ovviamente molto molto basse, e quando poi arriviamo effettivamente sulla parte alta delle frequenze vediamo che c'è un cut abbastanza violento, quindi abbiamo un cut enorme qui in questa fase. Mettiamo il nostro analizzatore, togliamo l'audio per non diventare sordi, e notiamo come le frequenze più alte vengono riprodotte dall'analizzatore che si trova sul master. Vediamo che in questa zona appunto le frequenze altissime vengono riprodotte dallo spectrum meter, come vediamo. Quindi le frequenze che si trovano su da 15.000 in poi vengono riprodotte, mentre nel file di YouTube che vediamo qua sotto il suono a 15.000 viene segato violentemente. Quindi andiamo sempre sul nostro spectrum meter, vediamo che c'è un cut violentissimo, un low pass filter violento che taglia via tutta questa sezione di frequenze. Quindi YouTube in realtà, quando fa streaming, applica degli algoritmi di correzione per quanto riguarda proprio la banda passante. Quindi abbiamo un ammorbidimento delle frequenze bassissime, come vediamo, quindi tutte quelle che riguardano e che incidono appunto la parte super bassa, che era stata creata dalla forma originale, per poi risalire, come vediamo, notevolmente quando poi si torna verso le frequenze, eccole qua, quelle basse, quindi dai 10 Hz, quindi tutte le sottofrequenze, quindi quelle non udibili, quindi dall'1 fino a 10-20 Hz vengono completamente abbassate. Partiamo, quelle bassissime ovviamente non vengono rilevate dall'analizzatore di spettro, però appena entriamo nel range appunto dei 10 Hz verso, eccoli qua,
verso i 50 vediamo che appunto lo sweep inizia a salire, viene mostrato dallo spettro, dallo spectrum analyzer. Vediamo come ci si muove facilmente sulle basse, andiamo verso il range delle frequenze medie, saliamo verso le alte e vedremo come appunto verso i 15.000 c'è un cut violentissimo che abbiamo già visto prima in dettaglio. Andiamo avanti, vediamo le frequenze che salgono, 10.000, 12, via, e poi diciamo riparte lo sweep. Come avrete notato dal video, ho tolto l'audio, quindi non sentiamo le forme d'onda perché mi è arrivato uno strike da parte di YouTube ed era già successo in passato, in quanto JVC ha depositato il suono dello sweep da 20 a 20.000 Hz. Ecco qui lo strike, ve lo mostro giusto per cronaca. Non so come si possa depositare una cosa del genere, ma in questo modo JVC Kenwood si ritiene proprietaria di uno sweep di frequenze, quindi io per evitare di dare alcun centesimo a JVC Kenwood ho tolto l'audio di questo sweep. Però comunque lo Spectrum Analyzer vi fa vedere quello che accade effettivamente all'interno di YouTube quando c'è appunto uno streaming di un nostro brano. Spero che anche questo tutorial vi sia stato utile, aspetto i vostri commenti qui sotto al video e ci vedremo presto anche per dei test riguardanti le altre piattaforme di streaming come ad esempio Spotify o iTunes. Per il momento è tutto, ciao, a presto. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!